Mediterraneo è la seconda regione al mondo per velocità di riscaldamento e le acque del Mar Mediterraneo sono quelle che si riscaldano più velocemente di tutte. Associate a queste due misure vi sono delle previsioni piuttosto inquietanti. Ad esempio 250 milioni di persone in scarsità idrica entro un decennio, massimo 15 anni. Un innalzamento dei mari così rapido che può mandare in tilt la sicurezza alimentare dell'intera regione. C'è una soluzione, una in particolare, più avanzata di tutte, la stiamo sperimentando nel Mediterraneo. La scienza ci dice che, anche se il Mediterraneo è un mare di ricchi e di poveri, nessuno ha da solo sufficienti risorse per far fronte a un cambiamento e a una crisi di questa portata. Se invece mettiamo assieme le nostre differenze, anche quelle che ci facevano litigare in passato, abbiamo un paniere di soluzioni molto più ampio. Il nord vuole decarbonizzare? Non ci può riuscire senza il potenziale solare del sud. Avremo nel sud del Mediterraneo un clima che era tipico del Nord Africa? Abbiamo bisogno delle loro risorse fitogenetiche e del loro know-how. Se quindi ci mettiamo assieme, non solo combattiamo le sfide del cambiamento climatico in maniera più efficiente, ma costruiamo anche un'economia giusta. Un Mediterraneo dove i sistemi alimentari, industriali, energetici sono integrati, non è più un mare di ricchi e di poveri. E quindi, combattendo il cambiamento climatico, anche se non è il nostro obiettivo, otteniamo quello che non abbiamo mai raggiunto nel nostro mare di grandi civiltà, la pace.